Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta in crema di tonno Philadelphia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono tonno sott'olio sgocciolato, scalogno, olio evo, Philadelphia, pasta corta, latte, acqua, sale, peperoncino e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il peperoncino e lo scalogno ed azionare il bimby per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il tonno. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte ed azionare il bimby per 5 minuti, 100 gradi, velocità 3. Aggiungere la Philadelphia ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, velocità 3. Aggiungere l'acqua, il sale ed azionare il bimby per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la pasta, amalgamare con la spatola e cuocere con il cestello al posto del misurino per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 14 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è pronta. Impiattare, spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire. Pasta in crema di tonno e Philadelphia. Grazie e alla prossima ricetta!